Cambia la pausa a caffè per gli italiani, sempre di più quelli che preferiscono i distributori automatici al bar. Patrizia Angelini. Calano i consumi, ma non la pausa a caffè al bar automatico. Il vending, il settore dei distributori automatici, è diventato un'industria nazionale con numeri da capogiro. Un veicolo eccellente anche per la distribuzione dei nostri prodotti all'estero. Il 25% delle macchine erogatrici prodotte in Europa sono made in Italy. Con un parco macchine di 2 milioni e mezzo di distributori, pari a 1 ogni 25 abitanti, il totale delle consumazioni supera i 6 miliardi e mezzo l'anno. 22 milioni consumatori cresciuti del 25% in soli 2 anni. E nonostante la vendita sia automatizzata, il settore offre lavoro a 35.000 persone. Gli addetti del settore sono numerosi, sono circa 35.000, con competenze professionali estremamente evolute. Sta passando da canale di distribuzione e di somministrazione a tecnologia disponibile, quindi è più comune, lo sarà sempre di più, vedere distributori automatici in luoghi diversi da quelli a cui siamo abituati. Caffè, cioccolata e tè, le consumazioni più gettonate, ma oggi non è solo una pausa caffè. La classica postazione degli anni 90 esce dagli uffici, scuole, fabbriche e ospedali. Nascono i supermercati di strada aperti 24 ore su 24, dove si può trovare di tutto, dall'abbigliamento ai telefonini, dagli spaghetti ai gioielli. Ma una cautela per i distributori che vendono alcol e prodotti hot arriva dai rappresentanti di settore. Le bevande alcoliche dovrebbero uscire dal nostro settore per ragioni di cautela rispetto ai minori. Per altri tipi di prodotti, pensiamo per esempio ai prodotti hot, ai sex toys, noi ci auguriamo che siano garantite tutte le cautele a tutela dell'etica e della sensibilità dei consumatori.